spiaggia, Dialoghi al Sole, ben ritrovati. Siamo pronti per una nuovissima puntata. Qui con me Massimo Quercia, il cameraman, che non sta alla camera. Come mai? Sto bevendo. Bene, mi sembra normale, sia qui che lì. E poi abbiamo Silvia De Sandi. Ciao Silvia. Ciao Vale. Ciao. Sei pronta per questo bagno? Io sì, ma mi sa Massimo no. Adesso ci penso io. Non perdetevi la puntata. Dopo il porto, il Castello Svevo, tocca l'aeroporto di Bari. L'11ª edizione di Bari Jazz Festival si terrà al Carol Wojtyla, precisamente sotto il portico al terminal Arrivi. In 15 tra gruppi e musicisti si esibiranno dal 22 al 25 luglio con musiche decisamente orientate verso il blues. Qui per parlarcene Bob Cillo, benvenuto. Grazie, grazie a voi per l'invito. Allora, sveliamo subito gli ospiti. Allora, subito gli ospiti. Innanzitutto, la caratteristica di questo festival è di non avere i cosiddetti headliners, nomi più in vista rispetto ad altri, ma sono 15 musicisti internazionali provenienti da tutte le parti del mondo, tutti di pari valore e di pari fama. Magari potrebbe essere opportuno citare in particolare il nome di Hugo Reis, musicista australiano ben noto nei circuiti underground, ha partecipato al primo disco di esordio di Nick Cave. E poi abbiamo altri grandi musicisti, Honky Finger, gli svizzeri Mama Rosin, e sono tutti musicisti orientati che, pur accomunati da una matrice blues, dicevo, sono orientati ad una specie di dissacrazione di questo linguaggio musicale. Infatti il festival si chiama? Tra blues e avanguard, proprio perché sono musicisti che non amano, non temono azzardare strade nuove, cercare strade nuove, linguaggi nuovi, pur essendo legate ad una matrice fondamentalmente blues. Durante i cambi di palco tra gli artisti si altereranno in console 4 DJ. Chi sono? Innanzitutto è opportuno dire che non si parla di un DJ set comunemente inteso come ce lo si potrebbe aspettare. Sono più che altro delle selezioni musicali, però ovviamente mirate, ricercate. E uno di questi DJ è ben noto nei circuiti londinesi, si chiama Charlie Hangdog. E poi abbiamo due baresi, Pino Montecalvo e Adele Di Nunzio, che sono attivi nella scena, anche loro, nella scena musicale, grazie all'etichetta Music alla Coq di Pino Montecalvo, appunto. E quindi grazie alle loro ampi orizzonti musicali sapranno intrattenerci nel modo opportuno. Quali gli orari previsti? Allora, l'entrata è gratuita, per cui il festival si terrà davanti al portico del terminal Arrivi dell'aeroporto di Bari, e lo start è alle 20:30. Il portico e il terminal è facilmente raggiungibile anche con l'autobus numero 16 che parte da Piazza Moro o con l'automobile, insomma, e venite perché sarà un evento d'eccezione. Bene, grazie a Bob Cillo e buona musica a tutti. Grazie.